Mister, domani match che non ha bisogno di presentazioni, dopo 7 punti in 3 gare c'è la possibilità di dimostrare di poter ambire ai quartieri altissimi, e poi le chiedevo quanto sarà importante contro una squadra che fa dell'aggressività, dell'intensità la sua forza, ma anche delle rapide ripartenze, quanto sarà importante non concedere ripartenze al Pisa. Ma il Pisa è una squadra forte e completa, lo dimostra questo inizio di campionato, sono solidi, sanno giocare in contrattacco rapido, sono molto abili sulle palle inattive, hanno tante soluzioni, una profondità di rosa di livello, lo certifica questo inizio di campionato, allenati da un allenatore importante che ha già vinto questa categoria e dunque hanno tutti i presupposti per essere protagonisti in quest'annata, l'hanno già dimostrato in queste prime giornate, dunque sappiamo insomma il valore dell'avversario, l'importanza della partita, e su questo ci siamo preparati e cercheremo di mettere in campo quel che invece è della nostra qualità, le nostre caratteristiche, per andare a contrapporci e prenderci dei vantaggi rispetto alle loro caratteristiche. Gigi, grazie. Ecco, visto che sarà una gara domenica, domani lo Zini un significato storico per la Cremonese, ma allo stesso tempo c'è la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della storia di questo campionato, perché... Sì, sì, è una giornata importante, appunto, che c'è il doppio festeggiamento per i 110 anni rispetto alla prima volta che la Cremonese ha vestito il grigio rosso, ai 105 anni dello stadio Zini, dunque sicuramente questo dimostra l'identità e la forza di questa società che esiste da tantissimi anni e la passione della gente che la segue ancora oggi. Noi vogliamo costruire il futuro della Cremonese, il futuro della Cremonese adesso è la prossima partita, dove abbiamo tutti la piena consapevolezza di quanto sia importante. Ci sarà uno stadio molto bello, perché a parte la presenza dei nostri tifosi, ho letto che ci saranno anche tanti tifosi che arriveranno da Pisa, dunque la cosa migliore è un campo bello, uno stadio accogliente, la voglia di fare una grande partita e spostare l'inerzia dalla nostra parte e fare di tutto per andare a vincerla. Ambieri. Un quesito tecnico, abbiamo visto nella prima partita qualche calciatore soprattutto da noi e quasi sempre con pallone corto. Questo ovviamente permette agli avversari, in caso che rubino palla, di arrivare dall'altra parte velocemente, visto che i difensori poi sono avanti. Ecco, è una scelta oppure decide il giocatore in campo? Ma c'era un'idea, se andate a vedere il primo angolo c'era un'idea particolare, siamo riusciti a realizzarla a metà, loro avevano un castello difensivo molto fisico, dunque la voglia di andare a giocare qualche palla sull'anticipo, perché poi dentro con Azzaro, con Caldara, era difficile andare a prenderci qualche vantaggio, sicuramente potevamo calciarli meglio, ma più che questo sono state un paio di punizioni che non abbiamo gestito nel modo corretto, che hanno dato coraggio a loro, quando invece la partita insomma la stavamo conducendo, e a volte basta questo piccolo particolare, se non li fai nella maniera giusta loro prendono coraggio, magari ti ripartono, sono pericolosi, dunque devi riportare la partita dalla tua parte. Ecco, su quella gestione di un paio di punizioni non siamo stati perfetti, sui calci d'angolo è vero, magari è mancata la qualità del calcio d'angolo battuto bene, ma l'idea di come andare a svilupparli c'era, non siamo riusciti a farlo nella maniera insomma corretta, anche per il fatto che loro difensivamente oggettivamente hanno giocatori importanti nel gioco aereo, come lo sarà il Pisa domani. Mister, io faccio una domanda su Vasquez, che sta agendo in un ruolo più avanzato e sta riuscendo a incidere maggiormente anche in zona gol. Quindi le chiedo se questo cambiamento era uno dei pilastri che aveva in mente per la sua carriera. Ma Franco è un giocatore totale, cioè nel senso che quando uno sa giocare a calcio può definirsi in tantissime posizioni. Fabio Pecchia, che avete avuto la fortuna di avere qua come allenatore a Parma soprattutto, l'ha schierato veramente in tutti i ruoli, perché ha fatto la prima punta, ha giocato sotto punta, ha giocato mediano di costruzione, e dunque è un giocatore che ha una personalità tecnica così importante che può veramente definirsi in tantissimi ruoli e di essere un valore aggiunto. In questo momento privilegio il fatto di tenerlo vicino alla porta per stare più vicino alla punta, perché secondo me quando arriva negli ultimi 16-20 metri ha la qualità e sente la porta, ed è stato per noi determinante, perché un suo gol ci ha fatto vincere una partita e l'ultimo gol ci ha permesso di pareggiare la partita con un ulteriore pezzo importante, dove c'erano anche le premesse per provare ad andare a vincerla insomma. Buongiorno mister, volevo chiedere se gli ultimi pareggi del Pisa con il Catanzaro e Frosinone sono il messaggio che la Serie B è arrivata a un livello
fisico, cioè di tenuta fisica ottimale per tutte le squadre, e che questo campionato effettivamente sia di un valore molto alto, perché comunque pareggiare così. È il campionato dell'equilibrio, vedete l'ultima giornata una sola vittoria, qualche 0-0. Questo dimostra quanto è difficile, competitivo, quanto ogni giornata può magari darti un vantaggio, ma che se poi non lo sai consolidare, dunque è veramente particolare, perché l'ultima giornata lo certifica. Dunque il Pisa ha fatto 2-0-0, ma la Frosinone doveva riscattarsi a un momento delicato, e nonostante rimasto in 10 ha fatto una partita molto solida. Col Catanzaro è stata una partita dove il Pisa ci ha provato sino alla fine, ma il Catanzaro sta vivendo un momento molto importante, perché sta facendo risultato da 4-5 partite, dunque tutte le squadre hanno caratteristiche, hanno qualità, si sta arrivando in un momento comunque importante del campionato, perché la prima fase di adattamento è superata, si va verso la seconda fase che ci porterà a dicembre, dove ci sono tante cose da fare, il risultato conterà sempre di più, e dunque questo equilibrio bisogna affrontarlo con personalità, con spirito battagliero, avere un'identità forte che ti permette di mettere in campo quelle che sono le tue qualità e di tenere botta in qualche momento di difficoltà che l'avversario ti può procurare, e dunque questo punto è la B in generale, e queste ultime giornate, soprattutto l'ultima, l'hanno certificato ancora di più. Mister, io le chiedevo, è la terza per tutti, è la terza partita nel giro di una settimana, quanto conterà saper mettere in campo, individuare i giocatori che hanno saputo risparmiare di più e avere maggiore condizione fisica? Domanda nella domanda, due partite di fila, due gol per Bonazzoli, domani lo vedremo confermare, visto che insomma di solito l'attaccante quando segna si conferma. È un principio, sai, le cose, le frasi non scritte nel calcio, però quando uno fa gol tendenzialmente si privilegia il fatto di farlo giocare, di conseguenza sta bene, sono contento, perché nonostante, come vi ho detto, sta ancora... si sta ancora allenando con questo piccolo problema al piede che non lo fa rendere, fra virgolette, al 100%, ma è un giocatore di qualità, e quando una punta trova e sente il gol è sempre un momento molto importante. E dunque sulla lettura della terza partita, sicuramente come gestione a livello psicofisico è la lettura più importante, perché per me la seconda la vai sull'inerzia, anche se ho fatto tre cambi rispetto alla partita che abbiamo giocato con la Salernitana, qualcosa valuterò. Però quei cinque cambi, come vi ho detto, tra virgolette, una gestione che anche dentro la partita strategica da chi inizia, da chi subentra, e dunque ci sarà molta attenzione. Insomma, ho parlato con lo staff sanitario, col preparatore atletico, di conseguenza ho ben chiaro qual è lo stato fisico dei giocatori, a parte averli visti allenarsi, dunque cercherò di scegliere quelli che secondo me in questo momento, chi ha fatto la doppia partita, chi ha gestito spezzoni di partita, sapendo che chi inizierà comunque avrà cinque compagni pronti a subentrare per tenere alto il ritmo, l'intensità e la qualità della squadra. Gigi, ti volevo chiedere, mister, invece, se era una cosa voluta nel primo tempo. Jonsen è stato un po' troppo incollato alla linea del laterale, nella ripresa invece ha fatto il suo lavoro, quello di tagliare dentro e togliere i riferimenti, perché allo stesso tempo ha impedito un po' a Servicola di infilarsi, insomma, che è poi un giochino che ha funzionato bene nelle prime partite. È stata una lettura così passeggera o hai cercato proprio in questo tridente proprio questo? Sì, no, ma io penso che possa stare aperto per definire una doppia pienza, ma dobbiamo riempire quello spazio con un altro giocatore, a volte invece quando lo fa con un tempo corretto possiamo prenderci un vantaggio, perché se riceviamo lì possiamo prendere velocità, e quando prendiamo velocità attaccando con faccia verso la porta avversaria siamo più qualitativi e diventa anche più difficile difendere su di noi. Di conseguenza al secondo tempo l'abbiamo fatto sicuramente meglio, e avendo Dennis più vicino a Federico abbiamo avuto più densità centrale, Franco ha alzato il livello qualitativo, abbiamo coperto bene l'ampiezza e abbiamo sicuramente sviluppato meglio nell'ultimo terzo di campo, mentre il primo tempo è stato di controllo totale fino all'ultimo terzo, dove loro in qualche modo riuscivano sempre a ripiegare, a rallentare la nostra azione, dove invece in quel momento dovevamo essere più veloci. Dunque è stato un controllo della partita dove non abbiamo ottimizzato per andare a fare occasioni da gol, potevamo per me farne molte di più, e poi su qualche mezza palla sporca loro, tenendo Palumbo e De Frele caso in avanti, bastava una mezza palla a rimbalzo che poi ripartivano velocemente, perché hanno qualità tecnica, hanno velocità. Però diciamo che complessivamente la squadra ha letto molto bene la partita contro un avversario di valore,
dove anche tatticamente, se non eri pulito e non andavi a chiudere l'azione, sapevi che un contrattacco rapido, soprattutto inizio secondo tempo, secondo me sono stati pericolosi in questo, in qualche gestione errata che abbiamo fatto, mentre secondo me poi sia nel primo che nel secondo, anche difensivamente, nonostante avessimo 40-50 metri di profondità da difendere alle spalle, la squadra per me ha lavorato bene. Ed è stata in difficoltà su qualche palla inattiva perché Palumbo calcia veramente bene, hanno saltatori veramente importanti. Ecco, a proposito di Johnson, giocatore di grande qualità, mi ha fatto vedere 2 o 3 numeri eccezionali, sempre poco freddo davanti alla porta. Questo è un problema suo. Sì, no, ma ci stiamo lavorando perché ne ho parlato anche con il ragazzo. Secondo me c'è un modo dove lui deve fare una scelta e portarla fino in fondo. Perché quando pensi più cose, non rischi mai di fare, non dico quella giusta, ma almeno di portarne a termine una. Per me il fatto che abbia calciato è già uno spunto importante. Ha scelto di calciare, è stato anche sfortunato perché lì aveva l'avversario contrasto che era un po' sbilanciato e ha calciato bene, nel senso che poi ha preso la traversa. Dunque per me già questo è importante. Ha finalizzato, ha calciato verso la porta e quando arriva lì deve prendere una scelta e portarla fino alla fine, perché più cose si pensano in pochi secondi, poi diventa difficile realizzarne una concretamente, insomma. Mister, sono 10 partite consecutive tra campionato e coppa senza porta inviolata, quindi le chiedo cosa non stava, cosa non sta funzionando e su cosa bisogna migliorare. Ma sai, nell'equilibrio generale sicuramente non prendere gol diventa una forza, bisogna vedere come li hai presi, quanto hai concesso l'avversario. Io spesso dico che se andate a vedere le regole che hanno cambiato negli ultimi 20 anni il calcio, sono tutte state fatte per privilegiare il calcio offensivo e di conseguenza è normale che dietro a volte sia più difficile, poi succedono le giornate come l'ultima dove sono stati tantissimi 0-0. Certo, è un aspetto che dobbiamo migliorare, però questa è una squadra che vuole giocare, che vuole proporre e di conseguenza vogliamo fare gol, dobbiamo difendere forte insieme. L'abbiamo fatto a volte togliendo un pezzo di campo per avere più densità, avere meno profondità da attaccare, poi ti capitano partite come Modena dove hai tanta profondità da difendere, magari l'avversario, anche sfruttando un calcio d'angolo, per come dicevamo, per la qualità di Palumbo o per gli ottimi saltatori, ti può fare gol. Sicuramente la volontà è quella di migliorare questo aspetto, di tornare a avere anche un clean sheet, però in generale questa è una squadra che proverà a giocare a calcio e proverà a fare gol alla squadra avversaria. Domani sarà la partita di Cremonese-Pisa, ma anche quella di Pipenzaghi, Eugenio Corin, allenatori esperti ormai, ma anche ex calciatore di qualità. E secondo lei cosa c'è domani nel Pisa di Inzaghi, cosa ci sarà nella Cremonese di Corin? Ma io penso che Pippo sia un allenatore importante, ha fatto la Serie A, ha fatto la B da protagonista tantissimo, lo sta dimostrando perché anche la scelta che fece quando allenò il Milan di andare a Venezia in C a vincere il campionato dimostra quanta passione, quanta volontà, ho grandissimo rispetto per Pippo perché si è costruito da allenatore il suo percorso, lo sta portando avanti con grande qualità e dunque lo apprezzo come professionista, è sempre un piacere poterlo affrontare e sono sempre state belle partite quelle che hanno contraddistinto i nostri scontri. Da parte mia è la volontà di vedere una bella Cremonese, insomma, di vedere che questo percorso che è iniziato da poco ha già lasciato qualche traccia importante. Sappiamo che dobbiamo fare meglio tante cose, però bisognava portare dentro qualche risultato, portare dentro qualche idea e solo lavorando, consolidando questo percorso, ci sono partite dentro il campionato che sono molto importanti dal punto di vista proprio della prestazione. Ecco, domani mi aspetto di consolidare quello che è stata l'identità che stiamo costruendo, che sicuramente è perfettibile, ma già si vede e voglio vederla rispetto a un avversario oggettivamente di grande valore come il Pisa. Mi chiedevo solo se c'è solo il solito Ceccherini disponibile. Sì, per questa partita siamo tutti a posto e anche Federico sta molto meglio. Non so se sarà disponibile per Mantova, però insomma anche lui è sulla via del recupero. A posto? Grazie. Una cosa, ormai il VAR c'è da tanto tempo. È un VAR che è ondivago, nel senso che certe scelte le vengono fatte giuste, altre vengono fatte male. Quindi a distanza di anni l'allenatore, il fallo su Dani Macchia era chiaramente d'espulsione, si è visto bene, eccetera. Sul rigore si può anche discutere per alcune posizioni di De Luca. Vabbè, lasciamo stare. Però ecco, il VAR. A distanza di anni, un allenatore esperto come lei, come lo giudica? Ma penso che sia uno strumento di miglioramento in assoluto e lo dimostra quando facciamo le riunioni le percentuali che hanno abbassato il livello di errore da quando c'è il VAR. Poi anche il VAR non è perfetto, è sempre un uomo che guarda il video,
a volte non vede cose che sembrano così chiare, così palesi, e dunque avresti la curiosità di capire cosa ha visto, però anche lì c'è un uomo che valuta a video, sicuramente con una calma diversa, perché ha l'arbitro dentro la partita che può avere una percezione, non sempre può essere quella corretta, ma continuo a pensare che è uno strumento di miglioramento. Come utilizzarlo? Sicuramente ci può essere una discussione di capire come lo possiamo migliorare, e poi c'è sempre un uomo dall'altra parte, ma oggettivamente proprio il dato dimostra che da quando c'è il VAR tanti errori da campo sono stati puliti, dunque secondo me lo ritengo uno strumento importante. Poi a volte ti può andare bene, e come l'ultima partita mi sembra chiaro che non ci è andata bene, perché queste due situazioni mi sembravano molto chiare a nostro favore.